Esistono diversi stili di pensiero e ragionamento che possono influenzare notevolmente il modo in cui noi percepiamo e sopportiamo la fatica. Ed è proprio di questi ultimi di cui vi vorrei parlare in questo video. Se parliamo di sport di endurance, credo saremo tutti d'accordo che uno dei criteri più importanti per ottenere una performance soddisfacente ha a che fare con la capacità di percepire meno fatica. Sì, la percezione di fatica è uno dei criteri più importanti per la massimizzazione della performance. Dovete sapere che la percezione della fatica ha una componente oggettiva e una componente soggettiva. Credo sia ovvio che se corro 10 km e 20 km alla stessa andatura, quando ne correrò 20, proverò più fatica che quando ne correrò 10. E questa è la componente oggettiva. Esiste però anche una componente soggettiva e su questa possiamo lavorare per ottenere delle performance più in linea con i nostri desideri. La componente soggettiva della percezione di fatica tiene insieme due elementi distinti. Da una parte ci sono le nostre caratteristiche di personalità e le nostre disposizioni caratteriali che influenzano il modo in cui noi percepiamo la fatica e siamo più o meno soggetti ad apprezzarla e a sopportarla. Dall'altra parte esistono diversi stili di pensiero e ragionamento che possono influenzare notevolmente il modo in cui noi percepiamo e sopportiamo la fatica. Ed è proprio di questi ultimi di cui vi vorrei parlare in questo video. Sì, avete capito bene, la fatica che noi percepiamo non dipende unicamente dalla difficoltà del compito che andiamo ad affrontare, ma anche dalle aspettative della durata e della difficoltà del compito che noi andremo a svolgere. In parole povere, più noi saremo preparati ad affrontare le difficoltà che una gara ci presenterà, meno fatica percepiremo. Meno saremo preparati ad affrontare mentalmente le fatiche che quella gara ci presenterà, più la fatica che andremo a percepire sarà maggiore e chiaramente la performance che noi otterremo sarà peggiore, perché per ottenere delle buone prestazioni è necessario saper sopportare e reggere la fatica. Per convincervi vi voglio raccontare di un esperimento storico svolto negli anni 80, quindi circa 40 anni fa, da due ricercatori della Wake Forest University. Regeschi e Ribis, spero di averli pronunciati giusti. Nel caso non me ne vogliano questi due ricercatori universitari. Come si svolgeva questo esperimento? Questi due ricercatori hanno chiesto a un gruppo di ciclisti amatori di buon livello di pedalare per 20 minuti su un cicloergometro a un determinato wattaggio, quindi con uno sforzo oggettivamente misurabile. Durante la prova atletica venivano misurati tutti i dati fisiologici dei ciclisti amatori. E al termine della prova veniva chiesto e quindi veniva monitorato la percezione dello sforzo connesso a questa prova. Però l'esperimento non consisteva propriamente in questo. Infatti questi due ricercatori dicevano ai ciclisti amatori che avevano svolto la prova che la registrazione dei dati non era andata a buon fine. Allora gli chiedevano di fare altri 20 minuti sul cicloergometro. E alla fine di questi 20 minuti andavano sempre a chiedere quanta fatica avevano percepito durante l'attività. Quali sono i risultati? I dati dimostrano che nella seconda prova, nei 20 minuti successivi, la percezione dello sforzo era decisamente superiore rispetto alla precedente. Voi direte, è ovvio che nei 20 minuti successivi lo sforzo era maggiore. Beh, dovete sapere che questi ciclisti potevano tranquillamente pedalare per 40, 60, 80 minuti o anche di più a quel wattaggio. Erano chiaramente e ovviamente capaci di reggere quello sforzo. Però, nonostante fossero capaci di reggere quello sforzo, nei 20 minuti della seconda prova percepivano una fatica decisamente maggiore. La spiegazione che si danno Regeschi e Ribisl è che i ciclisti amatori non si erano prefigurati mentalmente di dover affrontare una seconda ripetizione da 20 minuti. E il fatto di non averla prefigurata mentalmente e non essersi quindi prefigurati di dover sopportare quello sforzo ulteriore li porta a percepire uno sforzo e una fatica decisamente superiori. Che cosa vi sto cercando di dire quindi? Vi sto cercando di dire che più siete preparati mentalmente e siete capaci di prefigurarvi esattamente la fatica e lo sforzo che dovrete sopportare
all'interno di un allenamento o di una gara, beh, voi in questo caso riuscirete a sopportarlo in maniera decisamente superiore. Se volete quindi ottenere il massimo dai vostri risultati, dovete sapere benissimo che cosa andrete ad affrontare e quanta fatica e quanto sforzo vi costerà affrontare quel determinato compito. Nel caso in cui affrontiate un 10.000, un 5.000, una mezza o una maratona, avendo ben chiaro la dose di fatica che vi troverete ad affrontare, maggiore sarà la possibilità di affrontarla e superarla in maniera positiva. Minore sarà la percezione di questo sforzo, minore sarà la possibilità di affrontarla in maniera positiva, perché mi troverò quasi sorpreso quello che incontrerò. Vi sto quindi dicendo che è necessario svolgere una piccola, almeno una piccola attività mentale e di allenamento mentale prima di svolgere qualsiasi gara. Non è strettamente necessario fare un percorso di mental training, basta anche l'esperienza. Nel momento in cui accumulo esperienza tale da poter comprendere in che cosa consiste realmente una determinata gara, più avrò possibilità di prefigurarmi quello che accadrà nelle gare future, più avrò la possibilità di fronteggiare in maniera positiva quella determinata distanza. Perché? Perché avrò la capacità di prefigurarmi in maniera pulita, nitida e chiara la fatica con cui dovrò confrontarmi. Concludendo, credo sia importante sottolineare come le determinanti di una prestazione sportiva negli sport di endurance siano sia legati all'allenamento fisico a cui noi sottoponiamo il nostro corpo, ma oltre a queste c'è un'importante componente psicologica. E se vogliamo affrontarle nel miglior modo possibile, dobbiamo considerare anche questa e curarla al meglio. Anche oggi vi saluto, buone corse e al prossimo video. Ciao a tutti e mettete un like a questo video o a questo canale se l'avete trovato interessante. Ciao!